Nella seduzione il tempo è strategico e determinante. Fare anche le cose giuste, ma nei tempi o nel tempo sbagliato, porterà dei risultati negativi. Quindi bisogna prestare una grande attenzione al tempo, sia per quanto riguarda, ad esempio, le fasi d'approccio. Per un maschio che deve approcciare una femmina, diciamo così, deve far passare al massimo 3 secondi da quando lui è entrato nel campo di percezione sensoriale di lei, altrimenti innesta tutti i meccanismi di difesa. Questo per fare un esempio. Se sei stato lasciato, sei stata lasciata e non c'è rabbia, non c'è rancore, devi pass far passare almeno 21 giorni prima di metterti a, diciamo così, a interagire con una scusa nuovamente con questa persona, però deve essere una scusa. Se tu vuoi conquistare un uomo, conquistare una donna appena conosciuta, devi rispettare il tempo per fare le cose che devi fare. E il tempo ovviamente in questo caso è soggettivo, dipende un attimino dalla tipologia di persone che hai di fronte, persone che si agganciano sul desiderio, che riconosce, ad esempio, perché hanno scarichi di tensione prevalentemente sul lato destro del corpo, in questo modo, hanno bisogno, diciamo, di tempi lunghi, cioè devi farli aspettare molto, devi tendere moltissimo l'elastico del desiderio per, diciamo, riuscire a sedurli. E quindi devi sempre scegliere di mandare un messaggio dopo che te l'hanno mandato loro, e se poi rispondi, diciamo, rispondi con un messaggio più breve rispetto a quello che ti hanno mandato loro, e quindi c'è tutta una serie di strategie. Mentre invece, ad esempio, se tu vuoi coinvolgere persone che tendono a vivere la vita più come possesso, devi dargli il possesso variando quindi anche i tempi. Devi anticiparli tu nel messaggiarli, devi restringere al massimo il tempo e soprattutto devi evitare di parlare di invecchiamento, cose di questo genere, perché rimanda completamente in tilt. Puoi fare solo questo, parlare di invecchiamento, se tu sei molto più giovane, quindi hai vissuto un tempo inferiore rispetto a loro, perché in questo caso amplificandogli la paura di invecchiare, di conseguenza la paura di morire, li spingerà verso una persona più giovane. Ma se tu sei un coetaneo, ti dai la zappa sui piedi da solo o la martellata sui testicoli, a seconda di quello che preferisci, perché li spingerai verso una situazione diversa rispetto alla tua. Quindi, come vedete, il tempo è determinante in tutte le fasi della seduzione, anche nel mantenimento del rapporto. Bisogna gestire i tempi di quando fare le gratificazioni. Le gratificazioni a livello logico vanno fatte solo ed esclusivamente dopo che l'altra persona si è messa a complementare, cioè ha esaudito qualcosa. Ma questo lo sanno tutti gli addestratori di animali: al cavallo dello zuccherino dopo che ha fatto il salto, non prima, altrimenti non salterà mai. Quindi, oltre a imparare le tecniche di seduzione, dovete imparare da qualcuno che ve le calibra nel tempo, perché altrimenti conoscere le tecniche di seduzione, ma non conoscere quando applicarle, è come avere un bazooka, un'arma potentissima, ma non sapere come funziona. È il rischio di andare a tentoni, è il rischio che salta e fa una strage, diciamo. Non delle persone, fa una strage in casa, insomma, perché è come avere un'arma che non la sai usare, il pericolo è che ti esplode. Quindi bisogna iniziare, per chi vuole diventare seduttore o seduttrice, a valutare sempre i tempi di ogni azione. Questo è veramente, veramente fondamentale, ed è una cosa che pochi prendono in considerazione, anche, ma che può fare veramente per fare veramente un salto di qualità. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Seguimi anche sul blog soluzionevip.com. Ciao!